perché addirittura io ho ascoltato qualche mese fa da questi storici che Gramsci definiva salariati, che era una figura romantica, forse l'ha scambiata con la Sissi, non lo so, l'avevano definita, no, che la storia ormai non sembra più, anche se la gente si fa di storia, ma la storia non, una cosa che non esiste più. Quando invece parliamo di un personaggio, di una spessore incredibile, è vissuta pochi mesi a Napoli per essere amata e per amare allo stesso modo follemente il proprio regno di sudditi, napoletani e napoletani, che fino all'ultimo giorno della sua vita ha cercato di combattere per difendere quello che era di appartenenza, sentiva proprio il regno e il suo popolo. Ed è tranquillamente una delle persone che può essere messa nelle donne, nei personaggi del mito. Il nostro territorio è sempre stato la terra del mito, i miti greci, i miti italici, non nulla a che vedere con il romanticismo, gente che è morta e che ha dato un sacrificio enorme per difendere il mito della propria esistenza e della propria terra. E quindi ci tenevo che poi presenterò personalmente il relatore che si parlasse di questo. E poi 150 anni di grandi Cesare. Michelina ultimamente l'abbiamo vista ovunque, è stata umiliata per la seconda più volte, abbiamo visto vicino una bimba chiamata Bruna, l'abbiamo vista sui giornali che una volta io leggevo ai barbieri, quando più magistrato, l'ho vista chiamata sociale, l'ho vista in tante situazioni drammatiche, usata in tutte le salse, ma non ci è stato dato il giusto nome. Quest'anno dato il 150 anni, relatori di questa sera sono di enorme valore. Quelli che faranno i convegni dopo questo giorno dovranno confrontarsi con la loro vita. È ovvio che per i miei di Cesare non potevano esserci Fernando Riccardi, che personalmente no, sul modello di brigandaggio no, lo considero veramente di fango d'offesa e di poco ce l'ho detto. Per quanto riguarda la regina, perché il Pino del Biasio? Ci sono sicuramente tantissimi storici che forse potranno sapere più di lui, però io come ultimamente ho fatto anche per una casetta. C'è bisogno di riportare i napoletani a parlare della propria storia, perché è inutile che noi ci vogliamo girare attorno. San Medisti, Lazzari, Briganti, Borbone sono strettamente legati a Napoli e alla napoletanità. E ci serve gente che viene da lì per trasmettere un'emozione che spero di riuscire a trasmettere. E poi oggi, Fiore Locchiello, il professor Scaforia, altro terreno di lavoro, professore andato in Italia a Giustiniano di Colucci, nato Carboni ma è morto italiano, ha dato in Italia a Filippo Cirelli, il nostro scienziato, a Rocca Sacchi ha dato in Italia Giambattista Amati, è stato un grandissimo del medico di Chiesa Ordinaria, addirittura è stato quello che ci ha permesso di bere il caffè con i suoi studi, che a quell'epoca sembrava che fosse un dolore, invece grazie ai studi di Amati abbiamo scoperto i benefici del caffè e oggi è diventata la bevanda più venuta al mondo, grazie a lui per l'occasione. Quindi professore, fatta del lavoro da accogliere con questi invini bisognamente questi scienziati. E spero che la vostra presenza ne valga veramente la pena per le vostre conoscenze e per voi. Prima di dare la parola a Patrizia, facciamo fare un altro pezzo. A Silvano Boschini e Giuseppe Marro, detto Beppe Ghiacciolo, che ci accompagnano, perché ciò è molto importante, perché dalle nostre parti, ancora oggi si usa, spesso si conoscono le persone attraverso i soprannomi. Se voi andate a Cassino e dite chi è Giuseppe Amati, ci chiede, ma se dite, ma perché ciò...